E ben ritrovati sul canale. Oggi super unboxing Amazon. Le idee per il futuro sono tante, quindi ci stiamo un pochettino organizzando per i prossimi video. Che ne dite di scoprire insieme il contenuto di questi pacchi? Allora, pollice in su, iscrivetevi al canale e si parte! Tutti arrivati da Amazon? Partiamo col più piccolo. Bella questa nuova confezione Amazon, completamente in cartone. Temu, prendi esempio da Amazon. E che cosa abbiamo? Un kit per andare a costruire un robot che funziona con energia solare. Per bambini e per adulti. Ecco come si presenta lo scatolo, con quello che è appunto il robottino con le varie configurazioni. Del caso 12 possibilità di configurazione. Voi nel frattempo magari scrivetemi nei commenti se riuscite a capire quali saranno i prossimi video che usciranno sul canale. Andiamo avanti, mettiamo da parte questo altro pacco Amazon, questa volta un po' più grandicello. E che cosa si cela all'interno di questo pacco? Un qualcosa di blu, farò capire fra un istante di cosa si tratta. Ed eccolo qua, è un tappetino per tutti quei lavori che comprendono saldature. Quindi un altro indizio per voi, tappetino dovrebbe essere in silicone. Di tutti i prodotti che vedrete oggi trovate come al solito link in descrizione. Bella questa scritta in cinese e in inglese. Comunque nulla da dire. Tappetino con vari scomparti. Un righello anche nella parte inferiore più tre box per andare a conservare qualcosa. Magari in futuro vedremo cosa. Comunque non puzza e devo dire che mi sembra realizzato abbastanza bene. E se abbiamo il tappetino per i nostri lavoretti e per le nostre saldature, poteva mancare un kit proprio per la saldatura, ma anche no. Ecco come si presenta il nostro kit. Bello, penso sia un simil pelle con queste bordature blu. All'interno abbiamo le specifiche, ovviamente manca l'italiano. No, l'italiano c'è, quindi kit di saldatura modello KS9160. Andiamo a vedere come si compone il nostro kit per saldatura domestica fai da te. Ed eccolo qua, subito un manualino d'uso. 5 punte per il nostro saldatore, un rotolino di nastro isolante nero che credo che non utilizzerò, un saldatore Wougo, non so come si pronuncia questa azienda, comunque il marchio è questo, traducetemelo voi. Poi abbiamo un potenziometro veramente microscopico per andare a regolare i gradi centigradi, quindi i gradi di lavoro. Lui lavora a 60 watt. Devo dire molto piccolo e credo anche ben realizzato. Un tester digitale, qua credo che vadano inserite le batterie. Comunque un multimetro, un tester digitale, ditemi voi un po' qual è il termine più idoneo per andare a chiamare questo accessorio. Abbiamo un comodo aspiratore per lo stagno, vediamo se funziona. Sì, ok. Mamma mia, questo un cercafase, credo, un giravite, comunque cercafase con la possibilità di sdoppiarlo, quindi avere la parte a taglio e la parte a croce. I cavetti per il nostro tester, una chiavetta da 10, che cosa serve questa? Da 10 a 8, una pinza per andare a tagliare dei cavi, a spellare i cavi stessi. Credo qui ci sia dello stagno, sì. Abbiamo un po' di stagno. Altri accessori. Ah, ok, questo è il famoso braccialetto da andare a collegare al polso. E poi questo andrà collegato su una parte metallica. Cos'altro abbiamo? La basetta del saldatore, che non sto qua a togliervi, con una pinzetta
è un accessorio per andare a spellare proprio i cavi. E passiamo avanti con un nuovo accessorio, un tappetino per quanto riguarda la postazione PC. Allora, ho comprato la versione XXL, però è veramente stretto, piccolo, brutto, un classico tappetino da scrivania. E continuiamo con l'unboxing. E qui cominciamo ad entrare nel vivo del nuovo format che prenderà vita su Altec 23, ovvero un kit fai da te per quanto riguarda prodotti elettronici. Quindi non so, la costruzione di uno stereo, la costruzione di un orologio, tutti quei kit elettronici che troviamo su Amazon a poco costo e che richiedono un livello abbastanza basso di conoscenza del mondo elettronico, anzi direi anche nullo, per poter andare a costruire dei gadget. E quindi pensavo a tutte quelle persone che sono annoiate, che spesso non trovano un diversivo durante la giornata, chi lo sa, magari un antistress fai da te tecnologico, andare a costruire qualcosa insieme, quindi fare una serie dedicata a questa. Non ve lo sto a spoilerare, però qua dentro c'è il primo kit elettronico fai da te by Altec 23. Altro scatolino, azienda in questione alla Geekwoom. Ditemi un po' voi, andiamo ad aprirlo. Beh, se vi apro questo, i più addentrati nel settore capiranno sicuramente a cosa serve. È in alluminio. Che cosa è? Se l'avete scoperto, scrivetelo nei commenti, altrimenti ve lo dico io. È un case per Raspberry. Raspberry altro non è che un micro computer, se vogliamo chiamarlo così, che funziona con Linux ma anche con altre piattaforme. E quindi una delle mie idee era andare a creare proprio una mini postazione multimediale da utilizzare qua nello studio, ma non con un PC, ma bensì con un Raspberry che andremo a costruire totalmente noi. E guarda caso, ho proprio qui tra le mani un Raspberry Pi modello 3B+. Sì, lo so, siamo arrivati a Raspberry 5, ma io questo l'avevo, che faccio, lo butto? No, lo andiamo ad utilizzare per tutta una serie di progettini futuri, quindi questo andrà qua dentro. Altro accessorio, lo scatolo è vuoto, un kit per che cosa? Un kit per un mini display da 7 pollici da andare ad assemblare completamente noi. Qua abbiamo tutti i vari pezzi che poi andranno attaccati e spellicolati con i vari dadetti e bulloncini, e li metto qua. Perché questo? Perché noi andiamo a costruire una micro postazione multimediale. Che facciamo? Mettiamo un monitor da 27 pollici? No! Andiamo ad utilizzare un monitorino con ingresso HDMI da 7 pollici. Ecco il perché di questo kit, questo andrà proprio qua dentro. Spero di aver preso le misure giuste e il tutto poi si assemblerà da sé. E man mano che i pacchi vengono aperti, vi sto spoilerando proprio il nuovo progetto di Altec 23. Passiamo al pacco più grande. Già vedo scritte in cinese, direi di poggiarlo qua da qualche parte. E andiamo a vedere insieme cosa abbiamo preso. Partiamo da questo super anonimo. Preso. È un altro progettino fai da te, appunto un altro kit elettronico. E ragazzi, non ve lo sto a spoilerare, dai. Chi mi seguirà, con la scusa, almeno avete un motivo in più per seguire il canale, scoprirà anche questo. Comunque è un kit elettronico fai da te, molto ma molto simpatico. E se non metto questo, poi cavolo che vado a saldare i pezzi. Qua c'è anche un pezzo forte, ma lo togliamo per ultimo. iCube Smart è un altro kit per quanto riguarda tutte le persone annoiate. Bello questo, ragazzi, sarà penso uno dei progetti più ambiziosi, almeno per il momento, che andremo a fare.
E anche il packaging vi fa capire quanto sia ben organizzato. Bello, bello, bello. Vasetta. Io come al solito non vi spoilerò niente. Vediamo se qualcuno di voi ci arriva. Anzi, facciamo così, rapido. Una rapida occhiata di quello che è il manuale che andremo a seguire in futuro. Ci siete arrivati? Se io dicessi un cubo 3D a LED. Ma non vado avanti. Seguitemi e lo scoprirete. Anche perché vi lascio il link in descrizione. E se volete poi possiamo andare proprio a costruire passo passo insieme tutti questi progettini. Anche questo lo mettiamo da parte. Cos'è questo? Tonor. Cosa diavolo ho preso? Andiamo a vederlo insieme. Ah, sì. Ok. E siccome mi sono un pochettino stancato, o meglio, non riesco a trovare la configurazione che più mi piace per lo studio e soprattutto ho ancora un po' di riverbero in stanza per quanto riguarda l'audio. E allora, anziché andare a prendere i soliti pannelli, quelli piramidali, fonoassorbenti per quindi andare ad eliminare un po' di riverbero in stanza, ho visto questo quadro fonoassorbente della Tonor su Amazon, composto da 2, 4, 6, 8 pezzi che andrò a fissare al muro. Ora stavo pensando, o lo metto dietro le mie spalle o lo metto qua di fianco, e devo pensarci un pochettino e vedere qual è la migliore resa sia visiva che acustica. Ultimo pacchetto della giornata, forse quello più particolare, ed eccolo qui. Mi sono veramente ingrippato, si può dire, non lo so, ma io lo dico, vedendo dei video online per quanto riguarda gli ologrammi. Allora, ho fatto delle ricerche, ho visto quali erano le migliori soluzioni di lampade che vanno a creare proprio questi ologrammi. E mi sono tuffato su questa azienda che proponeva appunto questo sistema per ologrammi ad un prezzo abbastanza accessibile. Lo andiamo a vedere insieme. Comunque sullo scatolo viene riportato quello che è il prodotto e specifiche tecniche non ne abbiamo. Bella questa, warning non toccare. E poi qua abbiamo proprio il sistema di ologrammi. Mettiamolo un attimo da parte. Abbiamo un telecomandino, io questi li odio, un telecomandino a infrarossi, una pennetta USB, credo dove vanno poi caricati i file da proiettare, con una basetta, un microscopico cacciavite. Dove sei? Allora, questa dovrebbe essere la basetta che poi va a ruotare. Dietro abbiamo le viti dove va ad agganciarsi. Qua abbiamo, pensavo fosse più grande, qua abbiamo uno e 1, 2, ma credo che questi poi vadano messi così. Questi sono i LED, credo, che andranno poi a creare l'ologramma. E qua penso ci sia l'alimentatore. Sì, eccolo qua, classicissimo alimentatore che è da 12 volt 2 ampere. Altro da aprire? Non c'è. Forse è stato uno degli unboxing più pieni da quando ho aperto il canale. Ma veramente sono carico a mille per tutti i nuovi progettini che andremo ad affrontare qui sul canale. Quindi ragazzi, se questo video unboxing vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in all'insù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché da sondaggi ho visto che il 40% di voi più o meno che guarda i video non è iscritto al canale. Quindi se vi iscrivete magari riusciamo a raggiungere numeri più elevati, numeri che mi consentiranno poi di poter affrontare dei progetti sempre più ambiziosi, sempre più belli. E niente ragazzi, noi come al solito ci vediamo alla prossima per un nuovo video, e mi raccomando, state sintonizzati perché stanno per arrivare una valanga di video interessanti. Ciao belli!